Buonasera a tutti quanti. Innanzitutto sono molto felice, permettetemi di ringraziare il corso di laurea in Scienze Filosofiche dell'Università del Salento, al quale io appartengo perché insegno al corso di laurea magistrale, per un'iniziativa che mette insieme voci diverse, anche non filosofi, come io sono, in una lettura dei classici della filosofia che vuole essere un momento di riflessione, di scoperta di tematiche nuove o semplicemente leganti il pensiero. In questo momento in cui siamo così sensibili all'idea di avere l'opportunità di andare oltre le apparenze che ci hanno tenuto incatenati per tanto tempo, forse sentire tutte queste voci potrà essere utile a qualcuno. Il testo che io ho scelto di leggere è certamente non semplice e se qualcuno si aspetta una lettura filosofica, mi dispiace doverlo deludere già da adesso perché, come vi dicevo prima, io non sono un filosofo, sono uno storico dell'antichità e il mio approccio chiaramente è un po' più comparativo e analitico sul testo. Platone, La Repubblica. Platone è uno dei riferimenti centrali del pensiero occidentale. La Repubblica, un testo assolutamente centrale nello sviluppo del pensiero del Platone maturo, soprattutto in quanto esercitato su lo scoglio di riflessione che è assolutamente ineliminabile per i pensatori del mondo greco. La convivenza nella polis, che non è soltanto banalmente città-stato, ma è condizione di compartecipazione e corresponsabilità degli uomini, secondo la loro differente condizione e natura. La Repubblica è molto spesso stata considerata eminentemente un testo utopico e tanto più lo è stata a partire dagli attacchi che nel Novecento, primo fra tutti i Popper, hanno portato alla idea della libertà e dell'organizzazione politica teorizzata da Platone, tanto da poter porlo alla base addirittura di una visione totalitaria del pensiero. Naturalmente noi non ci possiamo dilungare in questo momento nella confutazione o neanche nella illustrazione in maniera articolata di questi presupposti e neanche di quelli che hanno cercato di confutare questa gabbia di accuse, sostanzialmente sottraendo Platone all'idea di una proposta che fosse veramente operativa e quindi in qualche modo chiudendolo nella gabbia dorata di un'utopia che spesso poi si sostanziava dei caratteri della società che vengono illustrati nei libri fra il quinto e il settimo della Repubblica, il comunismo, l'assenza di istituzioni come quelle familiari nel senso proprio, la suddivisione in classe, il governo dei filosofi. La Repubblica, tuttavia, è un dialogo che si apre con un interrogativo sulla giustizia e sulla felicità collegata alla giustizia. Questo è il tema del primo libro, che
vede questo interrogativo calarsi nella realtà nella quale nessun greco poteva non pensare il realizzarsi della giustizia e della felicità nella giustizia, cioè l'organizzazione sociale. L'organizzazione sociale che nel quarto libro Platone analizza nelle sue strutture essenziali. L'organizzazione sociale, la comunità organizzata che, come dirà l'allievo di Platone, Aristotele, per natura la realtà nella quale occorre pensare l'uomo, una dimensione di natura dell'uomo e ciò a cui l'uomo appartiene per natura. In questo particolare modo di vedere, che è estremamente distante dal nostro, che pensiamo l'organizzazione politica, lo Stato come qualcosa di costruito dalla volontà dei soggetti e la diversità per molti aspetti del pensiero greco, ma è anche, a mio giudizio, l'elemento che ci fa vedere come non si possa non pensare a Platone, così come altri filosofi sapienti che lo avevano preceduto, ecco, altri che lo seguiranno, a un pensatore che immaginava per una costruzione possibile, per quanto difficile, una polis modello che si potesse applicare. Il modello cambierà, il Platone delle leggi che verrà dopo, il chiaro cristallino disegno della Repubblica lo attenuerà in una idea pragmatica, se volete. Ma intanto il dato importante è che è fondamentale per me sottolineare all'inizio di questa discussione, è che Platone parla e ipotizza per una società reale, pensando fra l'altro a una società reale, ai suoi problemi, alle sue responsabilità, come ha presente lo sviluppo storico delle costituzioni, che diversamente da quello che farà Aristotele, non descrive, non canonizza, ma immagina in qualche modo, a partire da questa realtà, definisce un dato importante, un dato che appartiene a tutto quanto il pensiero greco, al pensiero antico. La realtà della comunità associata è come un organismo, qualcosa che si vede crescere, sviluppare, ma che ha delle fragilità, si ammala. E come l'organismo che si ammala va riconosciuto e curato, così la comunità associata, lo Stato, va riconosciuto per le sue potenziali difficoltà e fragilità e curato. Il discorso che faremo stasera è proprio legato a una di queste malattie riconosciute da Platone per uno di questi possibili sistemi. Un sistema che, come si è spesso detto, Platone non ama, perché da ateniese di buona famiglia della seconda metà del V secolo, della prima metà del VI
del quarto, ha fatto esperienza della estrema democrazia, visto il processo al suo maestro, e è fin troppo consapevole delle strutture che possono essere pericolosamente alterate nella politeia di carattere democratico. Eppure, nella sua analisi ci dà una immagine della malattia che può colpire la democrazia, che serve anche a noi che oggi abbiamo un concetto di democrazia totalmente differente, e che però nelle immagini che Platone descrive con una forza evocativa straordinaria, sono delle pagine di scrittura morale estremamente coinvolgenti, possiamo ritrovare uno spunto di riflessione. Questo spunto di riflessione ci porterà a legare il pensiero che Platone esprime in questi passi sulla democrazia con altre pagine, quelle di un autore che è un po' più, diciamo, âgé di Platone, ma che ha in qualche modo vissuto per certi aspetti esperienze analoghe, e che ha scritto di altre malattie della democrazia, cioè Tucidide. Allora, veniamo a quanto promettevo di illustrarvi. Siamo nell'ottavo libro della Repubblica e Platone ha finito di descrivere fra il quinto e il settimo il suo modello statuale con quelle caratteristiche estremamente sconvolgenti che sono attribuite a questo modello. Vi dicevo appunto la comunità dei beni, dei figli, la struttura rigorosamente organizzata per finalità, e quindi classi, e il governo di quella classe che più ha gli strumenti per condurre al bene la comunità. Il primo elemento interessante di questo libro, che si muove all'analisi delle costituzioni, delle loro forme, è uno spunto di particolarissimo interesse. Nel terzo paragrafo, nel secondo, scusatemi, il dialogo ci porta a confrontarci con una convinzione netta e precisa di Platone. Le costituzioni sono le forme di governo di cui bisogna parlare, sono frutto degli individui che in qualche modo sono classificabili esattamente con quelle categorie che sono cinque per Platone, con le quali si classificano le forme di governo. Perché credi forse che essi spuntino da una quercia o da una pietra? Dice, citando l'Odissea. Le costituzioni, le organizzazioni degli uomini in comunità statuale nascono dalla loro natura, dalla loro scelta, dal loro essere individualmente responsabili di quella organizzazione. Quindi, credi forse che si spuntino da una quercia, da una pietra, anziché dai caratteri dei cittadini,
che le trascinano dalla parte verso cui essi stessi pendono. E questo elemento è di grande interesse perché porta Platone all'analisi sociologica di tutta una serie di tipi umani, di personaggi, che sono la responsabilità della organizzazione sociale. In primo luogo, questo porta lo studioso del mondo antico a ricordarsi che è la diversità, l'idea della molteplicità e della varietà nella concezione della polis non sono di per sé stesso un bene. L'optimum che può essere disegnato e che lo stesso Platone disegna è un accordo che riduca, non lo dico in senso negativo, ma che trasformi in consonanza, in armonia le diversità. E quando nasce l'evidenza del diverso sentire, quando nasce l'evidenza della dissonanza, che nella comunità greca nasce un elemento che la porterà alla morte. Si chiama stasis, significa lotta intestina ed è la stessa parola che indica, insieme alla diversità di opinioni, il conflitto che si porta per quella diversità di opinioni è la guerra armata, violenta, assassina che questa diversità di opinioni fa nascere all'interno della comunità cittadina. Allora, un altro elemento da ricordare, la responsabilità dell'individuo dal quale nella consonanza generale nasce la Costituzione, il fatto che la discordia, la disarmonia fa nascere i mutamenti nelle Costituzioni, che non sono visti come una cosa positiva. Perché, ci dice invece nel terzo paragrafo, sempre dell'ottavo libro, quando si genera discordia e si sta parlando dell'individuo come dello Stato, dell'individuo come specchio dello Stato. Se l'individuo è in accordo con se stesso, è impossibile perfino il più piccolo mutamento. Quest'idea di, come dire, armonia compatta e statica, che per noi è un'idea un po' tombale, è in realtà l'optimum a cui guardano, in realtà fittiziamente, le buone costituzioni, le costituzioni che si chiamano come cosmos, ordine, eucosmie, buoni ordini delle città greche. Le costituzioni quindi vorrebbero essere immobili e perennemente armoniche. Smettono di esserlo per qualche motivo. La disamina che fa Platone a partire da questo momento dei caratteri degli individui e di come il loro sbilanciarsi verso alcuni tipi di difetti, diciamo, che dal personale si spostano sul sociale, assume il linguaggio, la capacità di approfondimento di una scienza relativamente nuova nel tempo di Platone, che è la diagnostica medica che Ippocrate ha fatto sviluppare con una larghezza di effetti
con la diffusione di scuole mediche, ma che ha toccato anche, già dall'ultima parte del V secolo, la riflessione politica, la diagnosi, l'analisi di tutti i dettagli che costituiscono una situazione di malattia, o che possono indirizzare verso la soluzione, è proprio il linguaggio di descrizione dei soggetti, dei caratteri e delle costituzioni che Platone fa in questa parte dell'ottavo libro. Ora, perché ci interessa? Perché si ricollega a quanto dicevo prima a proposito dell'idea dell'organismo sociale come un organismo vivo, appunto, organismo e non organizzazione, come noi la percepiamo. Come qualcosa che cresce, si sviluppa e che ovviamente, come ogni organismo vivente, sottolinea anche in questo passo Platone, è soggetto all'invecchiamento, al deterioramento. L'analisi delle caratteristiche che dall'individuo passano alla società e che indicano un mutamento della sua organizzazione, sono quindi necessariamente analisi di problemi, di caratteristiche negative, di forme malate dell'essere. Ora, è interessante e ha fatto nascere molte delle discussioni a cui accennavo all'inizio, il fatto che una di queste forme malate o comunque una tipologia da tenere sotto attenzione perché è squilibrata e quindi apportatrice di quel mutamento verso l'altro da sé, è quella del cosiddetto uomo democratico, condizione che vive chi è inserito in una costituzione che ha questi caratteri. I cittadini, stiamo leggendo il paragrafo 9, 557b, i cittadini sono liberi e lo Stato si riempie di libertà. E di franchezza, i termini greci sono eleutheria e parresia, e di parresia ne abbiamo sentito parlare anche di recente. E ognuno può fare quello che vuole? Così si dice, ma è evidente che dove esiste questa licenza, è il termine che viene utilizzato, e non è più eleutheria. Ognuno può organizzare la propria vita come gli pare. Dunque, soprattutto in questo regime, io penso, si possono trovare persone di ogni risma, come una veste multicolore, anch'esso in tessuto di tutti i caratteri, può sembrare il più bello e forse esso può apparire tale a molti, per esempio alle donne, ai ragazzi, che guardano alla varietà. Perché in grazia della libertà, di nuovo, non è eleuteria, è exousia, la licenza, il termine che si usa. Contiene ogni tipo di governo e chi voglia, come noi ora, fondare uno Stato, forse deve rivolgersi a uno Stato democratico e scegliere qualunque forma di governo gli piaccia e poi riprodurlo come si scelgono gli oggetti in una fiera. In questo stato, in questa città che ha la bellezza di una veste variopinta, che attrae gli occhi e che potrebbe sembrare un modello perché contiene tutto, manca la necessaria attenzione
alla responsabilità individuale per gli interessi collettivi. In grazia di ciò, in questa città non c'è obbligo di governare, neppure per chi può farlo, nemmeno di essere governati, se ciò non va a genio, né di combattere in caso di guerra, né di stare in pace con gli altri se non si desidera la pace. E d'altro canto, la licenza di esercitare il governo e la giustizia quando se ne presenta l'occasione, anche se una legge vieta di farlo. Questo modo di vivere non è sul momento straordinariamente piacevole. Non è vero che, come è stato detto, Platone abbia un'idea costrittiva della libertà. Ci sta dando l'immagine, certamente polemicamente deformata, di una proposta politica che ha avuto luogo e che nei suoi ricordi è vivente. Una realtà come l'Atene della democrazia radicale, nella quale al di là della teorizzazione che noi leggiamo nelle uniche pagine, quelle di Tucidide, in cui si parla bene di questo governo e che chiamavano alla precipua qualità del cittadino, che era quello di interessarsi a qualsiasi stato sociale appartenesse, far parte e portare il suo contributo. In realtà la chiave della democrazia che ci dà Platone nello specchio deformato rispetto al discorso di Pericle in Tucidide è che ognuno può fare quello che vuole e se non si vuole interessare, non si interessa e se non vuole accettare l'onere di questa partecipazione, non lo accetta e non è graziosa la serenità di alcuni condannati. In un simile regime non hai mai visto uomini condannati a morte o all'esilio rimanere ciò nonostante e passeggiare tra la folla come eroi, quasi che nessuno se ne preoccupasse né li vedesse? E l'indulgenza e l'estrema larghezza di idee della democrazia, anzi il disprezzo di quei valori di cui noi parlavamo con rispetto mentre fondavamo il nostro Stato. In realtà, a parte il richiamo a tanti aspetti della moderna democrazia, no? L'incertezza della pena per chi è colpevole, la ingiustizia di certi comportamenti che sono, come dire, lesivi del diritto di chi è stato colpito dall'atteggiamento illegale. Ma non è una macchietta del cattivo democratico, è il disegno di un sistema che non a caso si indica come contrario a quello che fino al settimo libro si è cercato di disegnare come il nostro stato, il modello migliore. Uno stato in cui la responsabilità che è fondata sull'ingaggio del soggetto, la sua partecipazione a che le cose funzionino e la responsabilità, il volersi limitare perché le cose funzionino, si sono inceppate. Questo tipo di sistema, ci dice Platone, muore, si ammala, per usare i termini che dicevo prima, per un difetto che nasce proprio da questo elemento. Ora, come si chiama questo elemento? Questo poter fare ciò che si vuole. È libertà per alcuni, lo abbiamo detto. Com'è bello lo Stato democratico, c'è la libertà e la faresia, ma oltre a poter fare di tutto, ciascuno ha la licenza di scegliere per sé
senza portare la responsabilità degli altri. Il desiderio insaziabile di ciò che l'ha fatta sorgere, di questa libertà, è ciò che provoca la malattia della democrazia. La libertà, in uno stato democratico puoi sentir dire che essa è il bene supremo e che perciò chiunque abbia un carattere libero dovrebbe vivere solo in questo sistema. Sì, così si dice spesso. Dunque, non sono questo desiderio insaziabile e l'incuranza di ogni altro valore a trasformare questo regime e a prepararlo ad avere bisogno della tirannide, cioè del governo di uno solo. In che senso? Si chiede a questo punto l'interlocutore di Socrate. È uno stato democratico assetato di libertà, quando trova cattivi coppieri. E si spinge troppo oltre, si inebria di libertà pura. La libertà viene qui descritta come il vino, che è per il mondo greco un alimento particolare, perché è una bevanda psicotropa, perché incide sull'anima e sulla libertà di freni delle persone. Il vino i greci non lo bevevano puro, lo bevevano in una forma socializzata nel simposio, allungato e soprattutto lo bevevano scandendo bene le tappe di questo apporto. Il vino puro lo bevevano i barbari. Il vino puro lo bevevano quelli che bevevano di nascosto per stordirsi, per perdere i freni. E qui la libertà viene descritta come un vino che stordisce, che fa impazzire, se bevuta pura, non diluita, da che? Dalla responsabilità. È il dato che suona insieme con questi versi, è l'elemento che noi cogliamo dai brani della commedia che nel V secolo descriveva il grande potere del popolo, il demos che alza la testa e che si prende i pieni poteri nella città, come un cavallo imbizzarrito che balza su e poi si mette a aggredire i paesi vicini, sull'Eubea, nelle comunità circonvicini all'Attica. Questa stessa idea dell'inebriarsi di una sostanza che libera le forze positive, ma anche quelle negative, ritorna in questa immagine dello stato assetato di libertà che se ne può ubriacare se trova cattivi coppieri. In realtà i coppieri erano delle figure determinanti del simposio greco e il maestro del simposio era quello che stabiliva fino a quanti crateri, cioè contenitori di vino mescolato ad acqua, miele, si potevano bere perché una festa fosse ancora una festa, perché un incontro fosse ancora un dialogo e non una rissa fra ubriachi. È importante il buon coppiere, ma è importante anche la responsabilità del bevitore. Perché quando questo Stato democratico si è ubriacato, punisce i suoi governanti, a meno che questi non siano davvero miti e non concedano grande libertà, accusandoli di essere scellerati oligarchi. Quindi il bevitore scavalca il ruolo del coppiere, si prende l'otre e la coppa e ne beve a sazietà, accusando chi lo vuole privare del vino di essere una persona autoritaria. Io credo oltraggia i cittadini ossequienti ai governanti chi agisce così. Il popolo ubriaco di libertà, considerandoli schiavi volontari e persone da nulla,
mentre loda e apprezza in privato e in pubblico i governanti che sono simili ai sudditi e i sudditi che sono simili ai governanti. Ora, in questi termini c'è fra l'altro qualcosa di interessante, perché mentre per noi è naturale pensare che esista una distinzione fra chi governa e chi è governato, che esista una terzietà dello Stato rispetto al soggetto e all'individuo che ne fa parte. Per i greci questo è un discorso un po' delicato, perché, come dice per esempio Aristotele, il carattere precipuo del cittadino è sapere comandare e sapere obbedire, essere insieme quello che qui è detto suddito e governante. La responsabilità del comando è la responsabilità dell'obbedienza. Ma quello che ci sta indicando qui Platone, da un lato viene fuori da quel sistema disegnato nei libri precedenti in cui esiste una osservazione delle qualità particolari che portano a definire un gruppo, i filosofi, come particolarmente qualificato a governare, quindi un percorso che è già differente da quello del pensiero greco più diffuso. E dall'altra parte esiste anche un ulteriore modo di leggere questa espressione. Quando si governa, quando si riveste il comando, non si può avere lo stesso atteggiamento. Non si è la stessa cosa che quando si obbedisce. E in questo, nella responsabilità, nella natura, nelle caratteristiche che il comando dà, il governante non è come il governato e non riconoscere questo ruolo, non sottoporvisi volontariamente, che è quello che rende il cittadino greco cittadino e non suddito, è un elemento di distorsione. In un tale stato è inevitabile, conclude Platone, che l'inclinazione alla libertà si estenda ad ogni cosa. Veramente è una domanda che Socrate a fare. Non è così? Non è inevitabile che l'inclinazione alla libertà in senso deteriore vada da ogni parte, penetri perfino nelle case private. E in questo senso, in questa mancata percezione della diversità che ci vuole per governare le diverse situazioni, diventa una malattia esplosiva. Le pagine che seguono possono essere benissimo interpretate come immagini di tipo moralistico, noi vecchi, giovani, genitori, figli, e ci possiamo ritrovare anche tante malattie sociali del nostro tempo, non voler essere giovani ad ogni costo, non sentire la responsabilità della propria età, del proprio ruolo. Ma per leggere bene Platone, per non fare quell'errore di Popper di trasferirlo immediatamente sul nostro tempo, occorre ricordarsi sempre che il fine ultimo dell'organizzazione polis, della comunità umana organizzata, è funzionare bene per tutti attraverso una cooperazione armonica che quindi presuppone che non tutti suonino insieme, non tutti suonino con lo stesso tono, con la stessa forza, con lo stesso ruolo, interpretino la loro partecipazione allo Stato. Che cos'è che dobbiamo intendere con ciò? Chiede l'interlocutore di Socrate.
Per esempio, che un padre si abitui a diventare come suo figlio e a temere i suoi figli, e il figlio diventi come suo padre per essere libero e non abbia rispetto né timore per i genitori, e il meteco si metta sullo stesso piano del cittadino e il cittadino del meteco, e così anche lo straniero. Ora, chiaramente, qui entrano in gioco delle categorie sociali che noi non abbiamo. Il meteco per un ateniese è uno straniero residente, un personaggio che viveva tranquillamente nella città, pagava le tasse per viverci, così come noi di fatto facciamo, ma come non facevano gli ateniesi, almeno non le tasse personali, e però era escluso da una serie di diritti, innanzitutto i diritti politici, ma in certi casi anche dei diritti sociali che poteva eventualmente acquisire mediatamente. In questa struttura che è la città greca, in cui ci sono degli uguali per i diritti politici, ma poi ci sono moltissimi altri che sono molto meno uguali, non sono uguali oppure sono fuori categoria, ed è la struttura di una società, è chiaro che l'indicazione di stranieri residenti, cioè persone non coinvolte nella organizzazione politica o persone totalmente strane, sia gerarchicamente concepita, sono una diversa umanità. Se questo si stravolge, se tutti sono uguali, la armonia non ha modo di mettersi in moto. In simili condizioni, l'insegnante ha paura degli allievi e li adula, gli allievi disprezzano gli insegnanti e i precettori, e insomma i giovani si comportano come gli anziani e contestano a parole e a fatti, mentre i vecchi, per risultare graditi ai giovani, si abbandonano a smancerie, imitando i giovani per non sembrare molesti e tirannici. Anche qui non è dell'immediato comportamento che si sta semplicemente parlando, ma di quell'accordo fra le generazioni, per cui se tutto funziona bene, la generazione dei giovani è attenta a raccogliere dall'esperienza, dalla ponderatezza, dalla misura degli anziani quelle consegne che le consentiranno di subentrare a un'altra generazione. E questo è il ritmo naturale delle cose, ma alterandolo, volendo portare gli insegnanti ad essere timorosi e perciò restii a porre un limite alla naturale irruenza dei giovani. Gli anziani, riottosi a quel ruolo di misura che il tempo ha dato loro, spalmarsi su uno spazio che è quello della libertà di comportamento che non appartiene più al loro tempo, i ruoli si sono mescolati e ancora l'armonia diventa dissonanza, perché il lavoro non è più condiviso nelle medesime finalità, ma ci si proietta, e vieppiù lo si vedrà adesso, in una prospettiva assolutamente personale. In un simile stato, caro amico, il limite estremo della libertà eccessiva viene raggiunto quando gli uomini e le donne, comprati, gli schiavi, non sono meno liberi dei loro compratori, e perfino gli animali siano più liberi che in ogni altro stato lì. Questo mondo alla rovescia è per certi versi un paradosso, se volete, porta davanti ai nostri occhi quella componente un po' teatrale che i dialoghi avevano, e la Repubblica è un dialogo socratico, quindi ha qualche cosa della messa in scena teatrale nel rispondersi e inseguirsi di proposizioni da parte di soggetti diversi, di
interlocutori differenti. Il dato però, al di là di questa immagine che colpisce, e anche al di là, ve lo ricordo sempre, non ci dobbiamo sorprendere naturalmente che in una società schiavile si considerino diversi livelli di umanità e che il riconoscimento della giustezza di questa gerarchia sociale, sia un elemento, costitutivo del buon ordine. Il punto fondamentale è che l'idea di parità, l'idea di isotes sia stravolta, perché non esiste un'idea aritmetica dell'isotes che possa essere giusta ai fini della Costituzione per Platone. Deve essere sempre commisurata in qualche modo alla qualità del soggetto, non una qualità data esteriormente dalla nascita, dalla ricchezza, ma interiorizzata in un percorso di formazione e nella rispondenza alla virtù naturale del soggetto. Una volta che ciascuno abbia riconosciuto il suo ruolo, abbia riconosciuto il tipo di contributo che può dare alla comunità e si sia adeguato a questo ruolo funzionale, suonando insieme con gli altri, la sua libertà sarà spontanea e non sregolata. È chiaro che l'immagine è totalmente diversa da quella che offre questa libertà democratica di ubriachi. L'animo dei cittadini così si infiacchisce al punto da non sopportare alcun genere di costrizione e suscita anzi la collera, chi la suggerisce. E finalmente, come sai, non si curano neppure delle leggi, scritte o non scritte, pur di non avere assolutamente nessun padrone. La libertà, l'eleuteria, che doveva essere un costruire insieme ciascuno per il suo potenziale, un armonico organismo, diventa non avere padroni, non avere limiti, non avere schemi. In questo salta il fine della comunità. E dunque, amico mio, siamo al nostro 564A. Questo bel virile governo, da questo a me pare che nasca la tirannide. Virile davvero, ma che succede poi? La medesima malattia che porta alla rovina l'oligarchia in questo regime scoppia ancora più forte e violenta a causa della licenza e asservisce la democrazia. La libertà di solito, quando eccessiva, si muta soltanto nella servitù eccessiva per i cittadini e per lo Stato. È logico, risponde l'interlocutore di Socrate. Il percorso ci ha condotto a vedere che è il desiderio insaziabile di ciò che ha fatto sorgere la democrazia, la libertà, la possibilità di avere un ruolo nell'organismo sociale, la libertà che in uno stato democratico puoi sentire è il bene supremo e perciò chiunque abbia un carattere libero dovrebbe vivere solo in questo, lo abbiamo già letto. La libertà uccide la democrazia e fa nascere nel pensiero ciclico di Platone il governo di uno solo come rimedio all'abuso dei molti. Ora, l'idea che questa malattia, che nasce dal
troppo volere fuori dell'utilità che per tutti è necessaria dal contributo di ciascuno. È lo stesso concetto che noi troviamo, l'avevo detto all'inizio del mio discorso, che vi avrei portato al confronto con un altro pensatore, uno storico di pensiero politico, che è Tucidide, il quale in due occasioni, anche lui con una precisa analisi diagnostica, anche lui con questo lessico medico ippocrateo dei sintomi che portano a disgregare il tessuto della convivenza sociale nella polis, racconta la malattia della democrazia. Una volta lo fa parlando esplicitamente della stasis, cioè del conflitto civile. Un'altra volta lo fa per metafora, raccontando la peste di Atene e in qualche modo, dopo aver dato una precisissima analisi dei sintomi della malattia, degli effetti sulla città, conclude in una maniera che a noi sembrerebbe del tutto illogica. Non a caso i moltissimi abusi del racconto della peste di Atene in Tucidide che si sono fatti in questo periodo di epidemia pandemica hanno spesso lasciato da parte quest'ultimo elemento, che potrebbe sembrare un pochettino un predicozzo, no? Una intemerata su come la malattia fa saltare ogni umanità e ogni senso di giustizia. Ma se lo vediamo nella linea, prima naturalmente, nella linea di quel pensiero della malattia sociale, che non è il disimpegno, ma l'impegno soltanto per sé, senza regole, senza volontà di contribuire, che porterà a questa descrizione del morbo della libertà in Platone, comprendiamo che anche in Tucidide l'idea che è l'allentarsi del senso della comunità, lo spazio consentito al dilagare della corruzione, leggo dal paragrafo 53 del libro secondo di Tucidide. Ciò che prima si faceva ma solo di nascosto per proprio piacere, ora lo si usava più liberamente. Cambiamenti repentini, ricchi che morivano e gente che prima non aveva niente si trovava in possesso di ricchezze appartenute a quelli e nessuno era più disposto a perseverare in quello che prima giudicava fosse il bene, perché non poteva sapere se non sarebbe morto prima di arrivarci. Invece il piacere immediato, il guadagno che poteva essere il procurarlo, quale che fosse la provenienza, ecco ciò che divenne bello e utile. La malattia, il morbo vero della democrazia di Atene, per Tucidide era stato l'allentarsi dell'impegno etico, di probabilmente non di tutti i cittadini, ma della intelligenza dirigente di Atene, il senso della responsabilità e del coraggio di accettare delle regole. Questo morbo ritorna in Platone come indirizzo generale, non la paura della libertà, ma l'idea che la libertà nell'organismo vivente dello Stato debba essere sempre finalizzata a uno sguardo più lungo dell'interesse soggettivo, del variare di giorno in giorno degli interessi soggettivi, come quelli che Platone ci descrive nell'atteggiamento
del giovane democratico, che è l'anima di questo spirito disgregato dello Stato che si è ammalato di libertà. E quindi, se vogliamo cogliere un messaggio da questa lettura, un messaggio che non vuole naturalmente essere storico, perché abbiamo detto la peculiarità della esperienza storica e del pensiero di Platone vanno garantiti nella loro unicità. Ma cogliamo il messaggio di una responsabilità che emancipa, la libertà che è possibilità di farsi carico responsabilmente del compito di suonare insieme con gli altri un suono armonico, una musica che possa essere veramente condivisa, è un limite alla libertà sfrenata. Eppure è l'unica vera libertà che nello Stato garantisce l'efficace svolgersi della vita, dell'essere positivi per la propria comunità. Il messaggio è che è una misura responsabile, una coppa diluita, come quella del vino che si beve nel simposio, quella libertà che si può esercitare nello spazio collettivo. Perché se ubriachi dei propri desideri si guarda soltanto a stordirsi del proprio piacere, il simposio diventa rissa e la città diventa un campo di battaglia. Buona serata, io concludo qui e vi do appuntamento per gli altri incontri di questa serie delle letture dei filosofi. Spero di non essere stata troppo storica per i vostri interessi e troppo superficiale per le vostre competenze. E speriamo ci sia un'altra volta. Arrivederci.